L'altro giorno nell'allenamento hanno provato 4 quadrupli salco lanciati e sono stati in piedi tutti e 4 i tentativi senza la minima imperfezione, per cui andranno decisi con quel quadruplo per prendersi la rivincita della medaglia fallita a Vancouver sicuramente. E adesso ritorniamo sul concetto espresso poco fa da Webster, vale a dire su un certo tipo di prestanza fisica ben rappresentato da questa coppia Mukortova-Trankov. Anche loro hanno una certa discontinuità nelle prove, soprattutto riescono a passare da un bronzo ai campionati europei, come è successo a Tallinn, a un settimo posto dopo un libero disastroso a Vancouver. Li vedremo su Appassionata dei Secret Garden. Meraviglioso il triplo twist. Fatica lei il triplo tolup, ma esce. Molto bene. Ottima la spirale. Ha perso un po' di scorrevolezza nella seconda metà. Bella la per spin finale, ottima. Probabilmente Mukortova e Trankov non riusciranno a superare Gavaguti e Smirnov, ma anche questa è una prova che potrebbe mettere dietro Savchenko e Zorkovi, che ricordo hanno 69 e 52. Prima Paranca Bianconi parlava di grattare la superficie, teoricamente Michael meno neve si solleva e più pregiata è la pattinata. Come abbiamo specificato anche a Vancouver nelle nostre sequenze di passi, in modo particolare, cioè guardando la grattata, la neve che sale su un giro non pulito, cioè tutto questo conto in negativo per un buon punteggio dell'elemento, diciamo. Credo che anche questo programma prenderà un ottimo punteggio, forse qualcosa meno di Kavaguti Smirnov, perché dal punto di vista artistico non era così ricercato, ma credo che starà molto su perché gli elementi tecnici erano precisi, perfetti. Tra l'altro c'è un po' di gossip che sta girando nella rete riguardo proprio a Maxim Trankov. Qualcuno dice che probabilmente l'anno prossimo potrebbe
appaiarsi questa coppia e lui andare a pattinare con la Volozar. Volozar, sì, anche perché Morozov ha smesso, ha terminato, esatto, l'attività. E a quel punto i due dovrebbero, si dice così, pattinare per la Russia. In quel caso dovrebbero attendere un anno, perché lei, l'ultima competizione ufficiale è stata all'Olimpiade in febbraio, e deve trascorrere un anno per poter cambiare la nazionalità nelle coppie. Però sicuramente l'idea, secondo me, di mettere insieme la Volozar con Trankov sarebbe una coppia vincente, una coppia molto ben assortita, tutti e due molto bravi, per cui potrebbe essere una mossa vincente per la Russia, che a quel punto si trova quest'anno, se queste due coppie smettono, un po' sguarnita di grossi talenti e di grossi campioni. Vedremo. Per dire anche, tra l'altro, che Maxim Trankov, se non ha, diciamo così, un aspetto fisico dominante come Morozov, però è anche vero che è un grandissimo pattinatore Trankov. Ecco, però, esatto, Morozov ha una espressività di gran lunga inferiore rispetto a Trankov. Morozov si esaltava quando poteva lanciare Volozozar, ma andiamo a vedere la valutazione. 69-48, 69-48, quindi vengono battuti, pensate, di appena 4 centesimi dai tedeschi Savchenko e Zotovi. E il pubblico di Torino, un pubblico competente e severo, che applaude anche chi teoricamente è avversario dell'Italia, non accetta la valutazione della giuria internazionale.